Buona giornata, sento. La ricordate me? Sì, sei stato con Garibaldi. Ehi, avete fatto la guerra. Ah, avete fatto la guerra. Ma come, hai mi vinciuto? Ma che si è asciuto pazzo? La vita capì, i garibaldini l'hanno acceso tutta la famiglia. O vogliono se muore fame. Che non ci stanno manchi i soldi per s'accattare un bicchiere di vino. Stanno peggio di prima. Garibaldi. Ma. Scusate, don Salvatore, ma come paghiamo? Con quali denari? Sono due mesi che ci avete dato terra e non abbiamo ancora fatto un raccolto. Abbiamo fatto appena una semina con quello che costa le semenze. Con che cazzo paghiamo? O pagate o la terra vi sarà confiscata. E così voi la riscattate e diventa vostra. Dov'è? Sentite, vuol dire che la volta sola. Mi sono venuto qua perché oggi vi sta la disperazione nella gente mia. Abbiamo fatto la rivoluzione perché ci avevano promesso la Repubblica e invece hanno cagnato un re con un altro re. Ci hanno riempito la capa e ghiacciere. E che si hanno rato? Tasse, carcere, fame. E ci hanno fatto più schiavi prima. Ma noi ci avevamo ribellato contro questa destina. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie. Ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito. Un esercito fatto di disperati, di sfruttati, di lavoratori traditi. Ma non si immasula. No, assieme a noi c'è sta la Chiesa, che da questo governo è stata umiliata, infangata. E poi c'è sta un re nostro, la corona, che tornerà a governarci quando avremo cacciato l'invasore. Io ordino dunque che su tutto il territorio infestato da bande brigantesche venga applicata la legge marziale e che nelle zone occupate viga il diritto di rappresaglia. Quale onore, eccellenza, sono ai vostri ordini. Siete già a conoscenza degli ordini. Non voglio nessun tumulto a Napoli. Napoli è una città pacifica. Qualche testa calda l'abbiamo già acquietata. Ma... ma? Ma dovreste nominare qualche delegato di polizia in più. Gente fidata. Gente nostra. Va bene, li avrete. Per ora non possiamo farne a meno, poi li spazzeremo via. Non credo che sarà facile, signor generale. Ordino che tutto il bestiame sia confiscato. Convogliato nei grandi centri e sorvegliato. Tutta la farina, l'olio, il vino, il formaggio, tutto. Voglio che sia sequestrato assolutamente tutto. Colonnello, fate stampare il bando e provvedete alla sua esecuzione. Generale, mi permetto di farle notare che in tal modo distruggeremo la sola economia delle zone. Della Valle. Signore. Prendete con voi un reggimento, occupate il paese ed esercitate il diritto di rappresaglia. Sulla popolazione. Don Gaeta, ma dov'è? È tempo di semina. Semina? Addo. Che cosa? E terra sono stata bruciata, i figli fucilata. Noi tenimmo solo da stena, o brigante, o emigrante. Stata va pure.
cantammo una nuova canzone, tutta la gente se la stampanava. Noi combattimmo per le Bourbon, la terra nostra non sa stato